Buonasera, un cordiale benvenuto a tutti voi. Il Coinè Salotto Culturale si pregia ancora una volta di ospitare una serie di eventi che vertono sul cibo nell'arte, eventi tenuti dall'ottima professoressa Ceci, che negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé per il motivo di alcune magnifiche decorazioni realizzate nel sito della Torre di Mola a Formia. E poi il sempre eclettico professor Nocca. Professor Nocca, sempre come dire, spumeggiante. Sì, ma stringato, sintetico, essenziale, che è chiaramente un attento ed assiduo ricercatore ed un meraviglioso interprete della sua disciplina. Il tema di questa sera sarà il banchetto in età rinascimentale, che praticamente rappresenta il potere che veniva manifestato con una ostentazione di simboli, e il tutto al fine di magnificare la figura del principe. Era questo l'intento ed il fine ultimo che ci si proponeva. Naturalmente, ora non voglio invadere la sfera, il banchetto era chiaramente riservato a poche, relativamente poche persone. C'era il clero, naturalmente, quello non manca mai, e poi i notabili e i conti, però non veniva tralasciato neanche il popolo comune, perché il banchetto era normalmente preceduto da giostre e tornei che si svolgevano fin dal mattino, abbastanza di buon'ora, per tutto il corso della mattinata. Bene, allora lascio la scena ai due relatori, riservandomi come presidente, perché qui c'è molta democrazia, nel senso che quando il presidente dice una cosa la fa, di poter intervenire per un piccolo segmento che mi compete, perché le mie competenze non sono tante. Allora, un buon ascolto e grazie di essere intervenuti. Allora, io intervengo direttamente, non so se vogliamo avvisare, dire qual è l'idea di quest'anno, cioè di questo ciclo di eventi. Lo preannunciamo? Allora, lo preannunciamo. Dunque, termineremo sicuramente il ciclo dei banchetti, prossimamente faremo quello del banchetto reale, quindi quello che è stato Borbone Savoia più o meno nella cultura italiana. Poi vogliamo mettere a punto un format molto curioso, cioè quello di il salotto che incontra i comuni limitrofi e li incontra nel cibo e nell'arte, perché noi pensiamo di conoscere Leida, pensiamo di conoscere Vinturno, pensiamo di conoscere Ponza, non sappiamo in realtà quali sono alcuni tesori, quindi Alma sarà quella che ci aprirà le porte dell'arte nascosta, se vogliamo, e io cercherò di farvi aprire le porte delle ricette nascoste, o perlomeno di quello che noi pensiamo di sapere sull'enogastronomia storica di questo golfo. Quindi mano a mano sceglieremo dei temi, e ogni comune avrà un suo format in base a quelle che poi sono le risorse, le curiosità e così via. Quindi veramente vi invito a essere molto attenti, perché la cosa sarà abbastanza stuzzicante. La cadenza mensile, cioè ogni mese ci sarà appunto un appuntamento. Esatto. Quindi insomma ci diamo da fare. Ci diamo da fare. Allora, allora inizio con dire che accennava Paolo chiaramente prima che il banchetto rinascimentale è uno spettacolo in effetti magnifico, no? Strepitoso, pieno di musica, di poesia e di cibo, e serviva appunto, gli artisti lo utilizzarono, lo celebrarono nelle loro opere, spesso per magnificare, come diceva Paolo, appunto la grandezza, la potenza e il potere del proprio signore, se vogliamo. Sì. Allora, ma
a questo spettacolo partecipavano tantissime figure e ognuna aveva un ruolo, a partire da quella dello scalco, che era la figura preminente, che spesso era un artista oppure anche un nobile, il quale era un vero e proprio regista di questo banchetto, nel senso di questo spettacolo, che poi appunto, come dicevo prima, era uno spettacolo di banchetto. E le altre figure che partecipavano, ed era lui che distribuiva poi le competenze agli altri e provvedeva non solo al cibo, ma anche diciamo alla ritualità del banchetto, ai vari servizi che si tenevano e alla scelta degli utensili, delle posate, delle tovaglie, e tutto quanto poteva essere utile per l'allestimento del banchetto. Un'altra figura importante era quella del trinciante. Il trinciante era addetto al taglio, diciamo, no? Di tutti gli alimenti, a partire dalle carni, a finire anche alle verdure, le quali dovevano avere una dimensione molto piccola, non più grande di un dito, e dovevano anche morfologicamente essere belle, essere molto ben, cioè queste piccole porzioni dovevano avere anche una forma piacevole ed attrattiva. E poi abbiamo un'altra figura, che è quella del bottigliere, chiamato proprio così, che non si limitava chiaramente a mescere il vino o l'acqua, eccetera, ma era anche l'assaggiatore ufficiale, no? E serviva chiaramente per capire anche fino a che punto per un servizio poteva essere utile un certo tipo di vino invece che un altro, e spezie che dovevano diciamo dare un aroma differente oppure più intenso a questi vini. E poi infine c'era il coppiere che assaggiava anche i vini e doveva verificare se erano abbastanza ossigenati e se appunto avevano il colore giusto e quant'altro. Infine abbiamo il credenziere. Il credenziere era un'altra figura importante perché assisteva, diciamo, si chiama così proprio perché era vicino alla credenza. La credenza era una sorta di mobile sul quale, fatto di più ripiani, sul quale comparivano tutte le stoviglie, quindi vasi, piatti, brocche, vasi da pompa, insomma tutto quello che poteva servire. E non solo, e poi impiattava, quindi lui preparava appunto i piatti e poi li mandava ai valletti che servivano a tavola. Quindi nella rappresentazione che vedete qui, questo è un disegno, come vedete, addirittura per organizzare un banchetto si provvedeva ad un progetto, come se fosse un vero e proprio edificio, quindi un progetto fatto da un artista, in questo caso questo insomma, è un matrimonio, quindi sono le nozze di Cosimo de' Medici con Maria Maddalena, arcivescovessa eccetera, in Austria. E vedete la disposizione, cioè questo è il grande salone della festa, quindi del banchetto nuziale, e sulla pedana, cioè rialzato, no? Chiaramente compare il tavolo dove erano seduti gli sposi e gli invitati più prossimi, un po' come si fa adesso nei matrimoni. Però la cosa curiosa è che nella parte più bassa ci sono una serie di altri tavoli, i quali sono disposti ad altezze differenziate, cioè in modo da rendere possibili a tutti gli invitati di avere la visione diretta del tavolo principale. In più, in fondo, dove leggete F, diciamo, sono le varie credenze, c'è una credenza a fondo e poi ci sono le altre depositate sul lato più lungo. Compare una fontana che era di buon auspicio diciamo al matrimonio, e delle postazioni dove c'erano teatranti e musici che dovevano allietare chiaramente l'evento. Le postazioni sono la H e la G e poi la nuvola in alto che è la L, vedete? Lì addirittura è sospesa e sulla nuvola c'erano un gruppo appunto di musici che suonavano, mentre invece le altre due sono delle sculture, una è una specie di valva nella quale compare una figura emergente, che è quella della cantante che canta, e nell'altra invece c'è un Nettuno e sempre altri musici eccetera. E in più c'è anche un'altra, la finestrella, la M che sta su in alto, e lì c'erano i cantori, cioè quelli che dovevano dare avvio alla cerimonia. Andiamo avanti. Wow.
Allora, vedete, questi disegni appunto sono dei disegni di come venivano sistemati, organizzati i tovaglioli che si trovavano nelle varie postazioni per ogni mitado. Quindi erano tre tovaglioli a testa, questi tre tovaglioli erano pieghettati con una tecnica speciale, si intrecciavano e davano vita, in questo caso abbiamo un fagiano, un'aquila, un pavone e due colombe, ma assumevano anche altre forme, c'era la tartaruga, diverse che avevano una simbologia particolare. In più questi tovaglioli coprivano un qualcosa, il cadeau che si offriva all'invitato, diciamo, e cioè c'era sempre un pezzo, cioè una formina di pane di solito, no, e poi un dolcetto, appunto, questo era. E da qui il nome coperto, no? Perché che ancora oggi utilizziamo il pane, insomma, è il coperto, e quindi prende vita proprio da questa usanza. Andiamo avanti. Allora, qui questo è un dipinto, chiaramente. L'ho preso non per mostrare la tavola, ma il particolare, perché su questi tavoli venivano poggiate delle tovaglie bellissime di lino, addirittura tre teli, quindi tre mantigli, e perché alla fine di ogni gruppo, no, di servizi, perché il servizio comprendeva sia portate dolci, cioè fredde che calde, ed era ogni servizio, diciamo, aveva diversi componenti alimentari, per cui alla fine di ogni servizio si toglieva una tovaglia e sotto rimaneva sempre quella pulita. Però nel tardo Rinascimento, mentre prima erano soltanto bianche e di lino le tovaglie, cominciano a comparire queste decorazioni sui lati corti delle tovaglie. E queste decorazioni, come questa che vediamo, erano realizzate da delle tessiture perugine, infatti si chiamano tovaglie perugine, mostravano appunto queste decorazioni, che spesso erano decorazioni geometriche oppure di animali fantastici. In questo caso ci sono dei grifoni alati intervallati da queste piantine. Andiamo avanti. Allora, questo poi è un dipinto, insomma, bellissimo, che attualmente si trova al Louvre a Parigi, ed è stato realizzato da Paolo Veronese. Il Veronese era un artista chiaramente del tardo Rinascimento, che apparteneva alla scuola del colore veneta, e si vede, il quale viene incaricato di realizzare appunto per il refettorio di San Giorgio a Venezia questo lavoro, per cui lui appunto rappresenta la scena di Cana, ed è le nozze di Cana, e sono, diciamo, è rappresentata una tavola, no, a forma di U, sostenuta lateralmente da una doppia struttura di colonne, di colonnati appunto classici, che mostrano dei capitelli dorici e dei capitelli corinzi, e al termine, diciamo, è divisa la rappresentazione da un fronte rappresentato da questa balaustra marmorea, dietro la quale compare un altro elemento classico, che è questo torrione, diciamo, a campanile. Il cielo chiaro, le nuvole frastagliate, eccetera. Ma che cosa succede intanto? Vediamo come appunto nel primo piano la scena è molto movimentata, quasi cioè fortemente, no? C'è un bel movimento, e le persone sono vestite con abiti prestigiosi, mostrano gioielli, eccetera, eccetera. Al centro della rappresentazione c'è la figura di Cristo e della Madonna, e questo, diciamo, rappresenta questa la famosa tramutazione dell'acqua poi in vino. Ma perché l'ho scelta? Ma a parte non è il tema religioso, ma il fatto appunto che in questo compaiono un po' tutte le figure di cui vi parlavo prima. Vedete, in primo piano ci sono i bottiglieri, poi quel signore che ha quella posa un po' così, è il famoso coppiere che tiene in mano appunto una coppa di vino e vede se è abbastanza ossigenata. In più, in questo dipinto il Veronese si autorappresenta ed è lui ed anche Tiziano compaiono al centro tra i musici. Il Veronese è il signore che suona la viola da gamba, e l'altro invece col contrabbasso è Tiziano.
Le signore sedute, tra le signore sedute compaiono appunto Vittoria Colonna, Giulia Gonzaga, cioè una sorta di, in più c'è, ci sono anche altri cardinali e forse anche il Papa. Quindi veramente diciamo, inserisce all'interno della composizione personaggi noti all'epoca, anche se insomma questo è un soggetto sacro. E sulla tavola, che non si riesce a vedere, però compaiono cibi, alimenti che sono propri del banchetto rinascimentale. E quindi ci sono delle carni, ci sono confetti sparsi un po' ovunque, no? Perché chiaramente era un matrimonio, e quindi questi confetti di zucchero, mandorle, piccole albicocche che erano simbolo di fertilità, cioè c'è veramente un po' di tutto, perché ogni elemento nascondeva una simbologia. Andiamo avanti. Allora, in realtà questa qui è una riproduzione, la riproduzione però di una delle coppe che avevano in mano quei signori che abbiamo visto prima, ed è appunto diciamo una coppa che ha uno stelo a forma di cariatide che sostiene un capitello, e poi appunto la coppa svasata e smerlata che completa la struttura di questa coppa. Ed è fatta proprio con imitando le coppe rinascimentali in voga appunto nelle corti. Andiamo avanti. Allora, questa è l'acquareccia. Allora, è un oggetto bellissimo, perché è di grande pregio, è di vetro di Murano, chiaramente la lavorazione veneziana. Ci sono questi mascheroni, che erano degli elementi che comparivano spesso su questi oggetti del Rinascimento. In più c'è una lanterna sull'anza e in alto una cornucopia. È un oggetto che serviva per versare l'acqua alle persone che dovevano lavarsi le mani tra un pasto e l'altro, quindi un oggetto così prezioso che veniva utilizzato insomma per fare questo. Andiamo avanti. Allora, qui abbiamo invece una rappresentazione magnifica, che è appunto è di Giulio Romano e si trova nel Palazzo Te a Mantova. Allora, Federico Gonzaga, che cosa fa? Cioè, conosce Giulio Romano a Roma, ed erano due buontemponi, nel senso che erano amici, eccetera, e aveva idea di costruire un luogo dove portare gli amici a far festa e a rilassarsi, diciamo. E allora gli suggerisce di elaborare, di costruire un palazzo dell'Ozium. E quindi Giulio Romano li progetta questo palazzo, e non solo, e ci mette pure l'attività pittorica, perché affresca completamente tutte le pareti della sala quadrata, che era il salone, diciamo, dove ricevevano gli ospiti per il cibo. Questo era un luogo, questo salone, cioè questo Palazzo Te a Mantova, che è un bellissimo, non so chi di voi è andato, contiene diverse sale, dove amava circondarsi di belle donne, e in particolare di una di cui era amante, che era la Boschetti, che era una donna particolare che lui amava moltissimo e che non riuscì mai a sposare, perché poi diedero in moglie un'altra persona che lui, insomma, per la quale non aveva un grande trasporto. E perché però questa rappresentazione non è una rappresentazione rinascimentale, no? Anche se è stata realizzata nel periodo rinascimentale, ma perché mostra, diciamo, le nozze di psiche, di amore e psiche, no? Allora, ed è una rappresentazione voluttuosa, no? Piena di nudi, di movimenti, di atteggiamenti lascivi, no? E quindi, insomma, è abbastanza strepitosa e come dire, anche per il tempo, no? Nonostante si accettassero le nudità, ma erano riservate unicamente, appunto, le nudità alle divinità e al mito. Per il resto non si potevano utilizzare. Comunque, la cosa importante in questo caso, che io ho voluto cogliere e
farvi notare è questa credenza di cui vi parlavo prima, vi ricordate che il credenziere doveva assistere, cioè stare a fianco a queste credenze che erano a più livelli e che erano ben apparecchiate, nel senso che mostravano tutta la mercanzia o tutta l'oggettistica che poteva avere in proprietà una famiglia degna di questo nome, perché le famiglie dovevano esprimere questo loro splendore, questa loro potenza, questa loro grandiosità attraverso questo sfarzo che era comunque doveva essere evidente. Ed ecco qua che compaiono queste maioliche bellissime, che sono piatti, vasi da pompa, si chiamano così, vasi da pompa, sono i vasi, non servono per pompare niente, ma semplicemente perché si mettono in mostra, e qui pompa magna, si chiamavano vasi da pompa per questo. E quindi poi ci sono delle saliere, delle salsiere, in basso ancora delle anfore che contenevano vino, eccetera. Ma adesso vediamo più in là, se andiamo avanti, come nella tradizione delle turbinate, cioè ad Urbino, c'era una scuola nella quale si realizzavano queste maioglie, quindi non si niente così affidato al caso. E in questa rappresentazione vediamo appunto, ci sono due piatti, due alzatine e poi una coppa vista dall'alto e poi vista appunto frontalmente. E ci sono queste decorazioni che vengono chiamate grottesche o raffaellesche, perché Raffaello è il primo a scoprirle e a riportarle in auge, perché appartengono al periodo classico, quello romano, no? E sono state perché grottesche? Perché vennero notate a seguito, diciamo, della caduta di un giovane che cadde dentro una grotta, e da questa grotta si scoprì la Domus Aurea, che era pienissima di decorazioni di questo tipo. Che cosa compare nella decorazione di una grottesca? Compaiono elementi, animali fantastici, cariatidi, calandiere, elementi vegetali, fiori, eccetera. Ma il tutto però si viene composto in modo da essere una costruzione sottile, no? Perché vedete, non è mai strabordante, no? È sottile e mantiene l'idea del classicismo, quindi dell'equilibrio. Tutto quello che c'è da una parte c'è dall'altra parte, cioè si sostengono le figure le une con le altre, a volte con questi piccoli festoni, eccetera. Quindi è un in quegli anni andò molto di moda e venne veramente ripresa questa decorazione, e la apportarono quasi sempre per elaborare piatti, eccetera. Andiamo avanti. Ecco, questo è il vaso da pompa di cui vi parlavo prima. Qui, come vedete, oltre a tutte le grottesche che compaiono, che sono tutti quei disegnini, vedete, che sono... Poi c'è il classico mascherone che sta su in cima al collo del vaso, e al centro un piccolo cameo, che era un altro elemento che compariva spesso nelle decorazioni, dove c'era il fondo nero e delle figurine bianche, che serviva per staccare poi da questi colori che non erano mai eccessivi e che utilizzavano per lo più il giallo con l'azzurro. Andiamo avanti. Allora, questi invece sono due versatoi. I versatoi sono come l'acquereccia che abbiamo visto prima, e questi però servono appunto per versare, non, per versare acqua anche quando servono. In più, adesso ho trovato l'immagine, cioè non l'ho inserita, c'erano addirittura le fiaschette. Queste fiaschette erano delle bottiglie bellissime di vetro di Murano, che venivano, cioè la prima volta che compaiono sulle tavole, perché prima non usava proprio avere, c'erano le brocche e basta. Invece adesso compaiono sia questi versatoi, ma anche queste fiaschette di cui non ho inserito l'immagine. E anche in questo caso vedete che la decorazione è fatta di elementi che richiamano i motivi classici un po' della mitologia greca, e le famose grottesche sopra e sotto. Ci sono due mascheroni, il mascherone è sempre presente, vedete al termine dell'anza c'è questo mascherone, e mostrano poi in alto questi becchi che sono, non sono regolari, ma sono strabordanti, leggermente appunto a becco, come dicevo prima. Andiamo avanti. Questa è una saliera, e anche questa è un altro oggetto simile a quegli altri, vedete sempre i soliti mascheroni, eccetera, che mostra addirittura queste due valve di conchiglia ai lati. Andiamo avanti, perché così, perché questi sono tutti gli oggetti che potevano comparire. Allora, questo dipinto
un dipinto particolare realizzato da un pittore spagnolo, Sánchez Coello, si chiamava così, che lavorava alla corte di Filippo II degli Asburgo. Allora, che vedete rappresentato al centro, che c'ha la forchetta con il bocconcino, così che vuole. Allora, perché è importante quest'opera? Perché oltre a mostrare, diciamo, questo ambiente interno che era, e si chiama, è titolato appunto Banchetto Reale. Banchetto Reale, perché quelli che compaiono, in effetti, è un'allegoria questo quadro, è l'allegoria della dinastia asburgica, perché compaiono contemporaneamente sia figure di persone vive in quel momento che persone morte, quindi una specie di albero genealogico. Infatti le figure al centro sono Filippo II e l'ultima moglie, la quarta moglie. Quella di spalle è la figlia di Caterina de' Medici, che è stata poi la seconda sua moglie, dalla quale, che era morta, dalla quale ha avuto la figlia, che è quella giovane vestita di rosso che è a fianco a loro. In più invece al lato, diciamo, sinistro c'è il padre e la madre di Filippo appunto II. Dietro ci sono tutti i rappresentanti del governo, del suo governo, e il personaggio che porta quella sorta di torta, che non è una torta, ma è anche quella un'allegoria, perché è l'allegoria del regno degli Asburgo. E infatti, non a caso, nella parte terminale della piantina che fuoriesce da questo dolce, no? Che c'è ricoperto di zucchero, c'è lo stemma degli Asburgo, no? I due leoni bifronti e il cappello papale, eccetera. E poi sul tavolo compaiono dei simboli particolari, che sono quelli, non sono dei simboli, cioè gli alimenti, che hanno anche una simbologia particolare, tipo il pane, l'uva, che sono, allora, sia il pane e l'uva in questo caso sono sinonimo, cioè alludono alla fertilità, nel caso della pagnotta del pane, la fertilità in questo caso è rotta, quindi vuol dire che è avvenuto già, cioè che il matrimonio già è stato fatto, e l'uva, che è anche in questo caso è simbolo appunto di voluttà, ecco. Andiamo avanti, i vestiti, vedete l'abbigliamento, volevo dire una cosa, l'abbigliamento chiaramente è quello sostenuto in più, l'ambiente, una cosa importante che stavo dimenticando, compaiono anche questi tessuti da parata, cioè tessuti che dovevano ricoprire le mura, che erano fatte di velluti damascati e di broccati, quindi che era un'altra tradizione italiana, in particolar modo anche veneziana, che poi viene trasportata appunto in Europa, eccetera. Mentre invece sulla sinistra c'è la famosa credenza, e come vedete è pienissima di oggetti bellissimi. Tant'è vero che uno dei calci che ha in mano qualcuno di loro, adesso non ricordo, no, non è qua, ho messo dopo, vabbè, sì, andiamo avanti. Allora, invece ho inserito il piatto, perché uno dei piatti che sistemati sulla credenza mostrano appunto questo tipo di decorazione. Questo è un piatto cesellato a mano, la cesellatura era una tecnica, no? Che veniva realizzata appunto sbalzando il materiale in modo che le parti in evidenza, diciamo in rilievo, venivano sbalzate all'incontrario, dal di dietro, no? Si sistemava la palla di pece, si metteva la lastra d'oro o d'argento, eccetera, e poi si batteva con il cesello e si cercava appunto di creare un incavo, dopodiché si staccava la lastrina, si girava e si aveva il rilievo esterno, e quindi si facevano questi piatti così uno per uno. E questo è un piatto di quelli che compare su quella credenza, che l'ho trovato io per cercare, guardate, devo cercare, faccio certe ricerche incredibili, tanto è vero che esprime lo stemma che sta in alto, che è appunto lo stemma di Filippo II, che non si vede. Bene, andiamo avanti. Allora, qui invece è allora, mentre abbiamo visto nella sala, no, dove avveniva il banchetto, c'erano tutti uomini, no, che avevano un ruolo di prestigio e una loro competenza, il credenziere, il borchiere, il trinciante, eccetera, eccetera, mentre invece nelle cucine quasi sempre c'erano le donne,
che erano addette ai lavori più, diciamo, più non più umili ma più fastidiosi, no? Che era quello di spennare i polli oppure i fagiani, che vedete, i galli, eccetera, eccetera. C'è un ben di Dio in questa cucina, c'è di tutto, no? Dal cosciotto di maiale alla lepre, all'agnello, frutta, eccetera, eccetera. Quindi questo è di un tedesco, questo dipinto, e mostra appunto una definizione delle figure in primo piano che sono di forte impatto perché sembrano quasi volere uscire fuori dal quadro, e viene accentuata questa visione della definizione in primo piano dalla prospettiva che si prolunga poi verso appunto una fuga prospettica con quell'arco, e al di là dell'arco c'è un'altra scena che si svolge. Quindi insomma è una costruzione, l'ho messo non tanto perché ma diciamo è l'altra faccia del banchetto, no? La faccia che non si vede, perché il banchetto esprime il massimo dell'opulenza e della bellezza, e in questo caso l'opulenza c'è, insomma la bellezza, per quanto il quadro sia ben realizzato, però insomma c'è questo gusto, no? del cibo che è, ci dà l'idea, no? della quantità, dell'eccesso, no? Andiamo avanti. Allora, questo invece è un dipinto di un pittore polacco, di cui adesso non ricordo il nome perché è impronunciabile, e che è vissuto alla fine dell'Ottocento, ma che si dedicava chiaramente alle opere che avevano un contenuto storico, e quindi lui amava rappresentare questi banchetti, non solo i banchetti, ma tutto quello che apparteneva, diciamo, le scene di genere, scene rinascimentali. In questo caso questo dipinto si chiama Banchetto privato rinascimentale. Privato perché? Ci sono tanti indizi. Allora, prima di tutto l'ambiente, voi lo vedete buio, però ricchissimo di tutti questi tendaggi di velluto rosso. E dietro ancora ci sono degli altri velluti damascati. In primo piano chiaramente c'è questa tavola dove compare un bellissimo vassoio con della frutta, e in questo caso ci sono soltanto pesche e uva, che sono due simboli incredibili, perché anche le pesche sono proprio il simbolo della sessualità femminile, e l'uva, come vi dicevo, della voluttà. Allora, c'è un musico al centro della scena, ma queste signore così ben organizzate, che hanno questi abiti ricchi, eccetera, hanno anche degli atteggiamenti un po' lascivi, no? E perché? Perché non a caso si chiama banchetto privato, perché questo era un banchetto che nobili facevano con compagnie di cortigiane. Quindi non era un banchetto pubblico, e le donne, le signore appunto, sono cortigiane. Si vede da tanti piccoli, non solo dal modo, diciamo dalla postura, da come si muovono, anche vedete anche insomma la signora di centro, no? Che poggia il gomito sul, cioè non era assolutamente nell'etichetta e neanche nella modalità di comportamento delle signore rinascimentali, quelle che appartenevano a una certa categoria, avere questo tipo di atteggiamenti, anche se le cortigiane di allora erano anche nobili, però qua in questo caso c'è questa libertà, diciamo, no? E la composizione insomma mette in evidenza fortemente questo spirito. Andiamo avanti. Ecco, una delle signore aveva in mano questo calice, quindi ho cercato, non è proprio quello ma molto simile, e quindi questo è un calice che ha un gambo molto lungo e c'ha poi il corpo, c'ha a forma di coppa con dei rubini incastonati con una sequenza di perle circolari, diciamo. Quindi è un'opera di altissimo artigianato artistico, realizzata un bicchiere del Settecento realizzato sulla foggia dei bicchieri, cioè delle coppe rinascimentali. Andiamo avanti. Allora, questo invece è un particolare, o meglio, una parte di un arazzo che fa parte di un gruppo di arazzi bellissimi che si trovano al Quirinale, e questo in particolare racconta la storia di Giuseppe e i suoi fratelli. Allora, questo arazzo prima era collocato a Palazzo Vecchio, no? E quindi poi però è stato, quando i Savoia andarono a Roma, spostarono questi arazzi e ne portarono una parte al Quirinale di oggi.
è stato realizzato sul disegno del bronzino e altri, quindi c'era il bronzino e c'era il pontormo e si vede, no? Perché il bronzino alla fine era allievo del pontormo e quindi si vede la mano, no? Nella definizione della forma, delle figure, eccetera, che c'è questa tendenza al vortice, no? E vedete come tutta quanta la rappresentazione sia completamente racchiusa all'interno di una cornice che è una vera e propria esplosione, no? un omaggio agli ortaggi che si trovavano all'epoca, perché ci sono zucchine, cavolfiori, cipolle, cioè tutto quello veramente che poteva trovarsi, no? Frutti, limoni, arance, cioè tutto un gran ben di Dio, e serviva appunto per dare maggior, per esaltare ancora di più l'idea del banchetto che poi è realizzato all'interno di questo arazzo. L'arazzo era disegnato, appunto, vi ho detto, da questi grandi artisti, si realizzava una sorta di cartone e poi si mandava da questi maestri fiamminghi che erano quelli che poi li tessevano, cioè li realizzavano praticamente. Allora, Giuseppe è il signore che sta sulla sinistra, mentre i fratelli sono quelli che stanno a destra. In più, diciamo che tutta la scena viene dilatata da questo arco, da questa struttura architettonica sempre rinascimentale, questo doppio arco e la scalinata che porta poi verso l'esterno. Che altro dire? Basta così, perché vabbè, insomma, i cibi, come vedete, questo chiaramente è il movimento che si crea attorno a questa questo banchetto, è un movimento già che preclude il barocco, perché diciamo che anche lo stesso Pontormo, ma il bronzino, chiudono proprio la fase rinascimentale e iniziano un nuovo modo di rappresentare sia la figura ma anche le scene, che diventano teatrali, diventano molto più dinamiche. Ok? Ecco. E allora, questo qui invece è il banchetto del popolo. Allora, il banchetto del popolo è stato realizzato da Vincenzo Cambi, che era uno, appunto, un pittore che realizzava le figure di genere. Sembra, avete visto le tele di prima nei banchetti, tutti i componenti, no, che fanno parte di questi che compaiono, i soggetti delle rappresentazioni, sono presi tra di loro, non guardano mai lo spettatore, c'è qualcuno che lo fa ma ha un intento preciso. In questo caso invece quattro personaggi sembrano quasi volerci imitare dentro il quadro e dire: ma sta ricotta è buona, quasi quasi volete assaggiare. E quindi l'ho preso proprio perché, per creare un contrasto con tutte quelle, con le immagini precedenti, ed è un invito, appunto, perché si vede come il popolo anche con i suoi mascheroni mimetici, nel senso che i visi, i volti mostrano la fatica, la sofferenza, è una classe sociale non abbiente, però hanno questo sorriso e questa allegria e questa voglia di commento, insomma. E così ho chiuso. Basta. Adesso invece l'altro rinascimento, quello che probabilmente non avremo mai visto, e quindi proviamo ad andare un attimo dietro le quinte. E allora dietro le quinte vi faccio vedere, per esempio, la cucina della Certosa di Padula. Non so chi di voi c'è mai stato. La Certosa di Padula, io questa cucina l'ho vista, perché la grandiosità della tavola doveva per forza accompagnarsi a uno dei grandi spazi all'interno dove si potesse ovviamente cucinare. E quindi, per esempio, per la prima volta abbiamo quasi dell'acqua corrente, abbiamo un luogo dove impiattare, soprattutto questo grande camino sul quale, per esempio, c'era il grande boiler per la preparazione dei cibi. Tenete conto che pochissimi potevano permettersi cucine di questo genere, e non dimenticate che a Padula avevamo al massimo 24 monaci, però che, come dire, potevano diventare molti di più quando c'erano invitati. Tra l'altro ci fu un pranzo con Carlo V, fu preparato proprio all'interno della Certosa di Padula. Ma non è solo questo, guardate. Io sono allora, questo è un luogo, voi non lo potete visitare, questo io mi sono appassionato molto, perché questa è la cucina di Villa Chigi, da Riccia.
la cosa mi incuriosiva perché quando Alberto Angela fece il filmato a San Marco, visitò Villa Chigi, ha fatto il suo filmato per Super Quark e quant'altro, e va anche nelle cucine. Allora io, buono buono, insomma, ho preso mia moglie, voglio andare pure io a vedere le cucine di Villa Chigi, dice no, non sono visitabili. Per cui, diciamo, mi sono dovuto accontentare di questa foto. Anche qui, come vedete, cucine molto ampie, punti cottura, pentole in modo particolare. Quindi, non era possibile la gestione di questi pranzi se poi all'interno non ci fosse un'organizzazione. Ma vediamo ancora di più. Allora, guardate, come era proprio organizzato, diciamo, il servizio di cucina? Noi non abbiamo quadri su questo. L'unico che si è divertito nel disegnarci le attrezzature di cucina è un certo Scappi, che era il cuoco di Papa Paolo V, quindi stiamo nel 1572 rotti, e lui fa tutta una serie di disegni per documentarci come si doveva, di che cosa si dovesse provvedere la cucina. E addirittura ho scelto delle immagini, addirittura la parola le masserizie, come diremmo noi, quando noi con la parola masserizie intendiamo probabilmente fosse materassi o quant'altro, loro invece intendevano proprio tutto il servizio di cucina al completo. Vedete, già abbiamo ancora la forchetta, il coltello, il cucchiaio, c'è le attrezzature per il servizio a tavola, non già complete. Allora guardate, il gratta formaggio, Scappi addirittura si preoccupa, vi faccio vedere, sia davanti che di dietro. Noi abbiamo il nostro gratta formaggio di solito orizzontale, lui invece lo fa vedere che è verticale, perché giustamente il formaggio deve cascare nella pietanza. E quindi c'è il cosiddetto grattacascio. Guardate questo addirittura, la cottura degli spiedi. Abbiamo visto la signora che c'aveva il quadro, che fatto vedere tu con quel po'. Di carne da cuocere, certo. Ma com'era possibile cuocere per tutta questa gente? C'erano addirittura degli spiedi automatici, dove se ci fate caso le carni venivano infilzate anche in rapporto alla grandezza, quindi quello più lontano era la carne un po' più piccola, quindi che voleva un fuoco un po' più tenero, e quello invece il pezzo di carne un po' più corposo era messo alla base. Quindi vedete, c'era un unico, diciamo, addetto di cucina che riusciva a far girare tutte e tre le pietanze. Andiamo avanti, addirittura un'altra attrezzatura per fare l'acqua mielata, quindi venivano fatti questi infusi filtrati per poi essere serviti in coppa. Oppure, per esempio, guardate questa, lo scaldavivande. Allora, non c'è una descrizione di come potesse funzionare, però l'esistenza di questi dischi e l'esistenza di queste incisioni probabilmente potrebbe farmi intendere che potevano essere messi diversi cerchi e quindi diversi piatti poi coperti con il coperchio vinale per non farli raffreddare. Andiamo ancora avanti. Questa, per esempio, è una delle cose che mi piace moltissimo, cioè la macchia falciata. E io ci insisto, le crepe non le hanno inventate i francesi, è inutile che continuiamo a dirlo, le crepe sono italiane, se vogliamo, perché siamo nel 1500, ma di questi attrezzi ne ho trovati per tutta Italia, anche di epoche precedenti. Praticamente che cosa si faceva? Il ferro veniva messo caldo, ovviamente, veniva scaldato sul fuoco, e si apriva e si metteva questa pastella fatta di acqua, farina e uova. Di solito su uno dei due piatti era inciso lo stemma di casa, per cui quando ti servivano la cialda aveva lo stemma della famiglia che ti ospitava. E ovviamente questa è una tradizione addirittura in Abruzzo è particolarmente ferrata, quindi le cialde non sono di epoca moderna. Andiamo ancora avanti, questo mi piaceva molto, lo sperone da pasta. Allora guardate, la cosa mi faceva sorridere, perché se voi non notate quasi tutti i quadri del bacchetto rinascimentale, la pasta voi non la vedete mai, è rara. Io insomma ci ho provato, ma... Però se Scappi ci fa vedere questo attrezzo, evidentemente non c'era solo l'ostentazione delle proteine, cioè questi quarti di carne, perché probabilmente si mangiava della pasta. Adesso vi faccio vedere cosa. Noi abbiamo già visto, quando abbiamo fatto tutta la serie dei bacchetti sul bacchetto della natura morta fiamminga, abbiamo visto dei pasticci, quindi la pasta andava lavorata, andava sagomata, però mai abbiamo visto paste, se vogliamo, artistiche in questo modo, ed è un oggetto perfettamente moderno.
Andiamo ancora avanti, addirittura i setacci per setacciare lo zucchero, quindi loro erano incapaci di fare il cosiddetto zucchero a velo, quindi c'erano le macine da zucchero e poi in qualche modo erano capaci di filtrare questo zucchero in modo da fare delle decorazioni interessanti. Guardate, io non vi ho portato i quadri sulle decorazioni di zucchero perché il Rinascimento ne è strapieno, ma poi sullo zucchero ci torneremo. Il ferro da maccheroni, questo ovviamente mi fa sorridere perché in realtà noi intendiamo, con la parola maccheroni, intendiamo qualcosa di tubolare, no? Cioè di zita, come vorremmo dire noi. Sì. Invece i maccheroni erano tagliatelle, in origine erano tagliatelle, quindi si faceva la sfoglia di pasta e poi si tagliava con questo attrezzo, ma io ripeto, non ho visto ancora piatti del 1500 con le tagliatelle dentro. Quindi posso dire una cosa? Solamente... Io so per certo, ma non sono riuscita a trovare l'immagine, che Leonardo da Vinci ha disegnato la macchina per lo spago da cucina. Bella questa, sì. Okay. Lo spago da cucina era proprio lo spaghetto, capito? Era lungo, sì. E poi tagliato. Quindi allora, non ho trovato la figura. Però siamo sicuri che in epoca rinascimentale sicuramente nascono i pici. Allora, i pici vengono fatti diciamo con una grappa, con una pressa, diciamo, scusate, una. Non esce. Allora, immaginate questo cilindro in bronzo con il quale veniva messo un po' di pasta e poi, diciamo, con un veniva applicato il pistone e spinto verso il basso. E quindi uno scacciapadate. Sì, oddio, non esce. Non la gramola, vabbè, la parola. E di conseguenza abbiamo la produzione già di pasta. Così, solo che è una pasta un po' più grossolana, altrimenti non si aveva una pressione adeguata per far, come dire, far passare nella parte opposta spaghetti troppo sottili. Spaghetti troppo sottili avvengono in epoca moderna quando abbiamo scoperto delle presse capaci di fare anche 100 atmosfere in modo da poter passare attraverso i buchi della pressa. Quindi noi abbiamo già consumo di pasta. Questa mi fa piacere farvela vedere perché è stata una delle mie scoperte un po' curiose, la stamegna, no? Stamegna è un classico cognome italiano, no? Stamegna e stammegna, in realtà mi è capitato già altre volte, la stamegna era un setaccio da cucina e probabilmente la stamegna originale era un setaccio per farina, quindi chi si chiama stamegna o stammegna, in origine probabilmente erano forse mugnai, quindi erano persone legate alla produzione della farina o alla molitura del grano. Questo, diciamo, è una mia interpretazione. Andiamo avanti. Questa mi piaceva, diciamo, un pettine per fare vernicelli, quindi vermicelli di rape, però poi non riesco a capire questo che termine è, che a me mi sembra tanto la mandolina per fare diciamo, le carote julienne probabilmente. Sì, sì. Ma non abbiamo ovviamente immagini di un cibo realizzato con questo attrezzo, ma ce ne parla ovviamente Scalpi. Andiamo avanti. Il ferro da pasta. Allora, per fare le formine, no? Cioè, per noi vogliamo. Quindi fai il disco di pasta, cioè fai la sfoglia, poi ci metti la formina e ti escono, diciamo, queste forme. Quindi vedete come in tavola potesse essere il gusto proprio del raffinato, veniva realizzato con attrezzi che per noi oggi sono abbastanza banali, ma all'epoca probabilmente non lo erano. Andiamo ancora avanti. Le tortere. Mi piaceva questo termine perché uno dei piatti più antichi di forno. No? Io so, quando ero bambino non riuscivo mai a capire questa parola che cosa significasse, le famose alici in tortiera, ma sta tortiera che gli è, insomma, in realtà è una semplicissima teglia che però in epoca rinascimentale viene chiamata tortera e che è rimasta nel nostro dialetto italiano, come dire, un po' così comune, ve lo volevo mostrare come mia, diciamo, mia curiosità. Ma pure il tortano, per esempio. Sì, esatto, però aspetta, però il tortano... Il tortano forse a ciamme c'è la forma. Sì, perché noi abbiamo, sto lavorando un po', perché noi abbiamo tutta una serie di, diciamo, di pietanze che, perché la parola torta è passata dal verbo torcere, certo. Tant'è vero che per esempio in Italia abbiamo i cosiddetti torcolati, cioè sono delle suppietanze che vengono ritorte per un motivo che poi troppo ne parlerò. E quindi anche andiamo avanti. Addirittura la padella per fare le uova frittolate. Allora, questa è una cosa mi curiosiva, sapete perché? A parte il fatto che a Pompei hanno trovato un affare simile, non è rotondo ma è rettangolare, per cuocere le uova, per cui c'era proprio l'incavo per le uova. Ma la cosa che mi piaceva
piacere, perché ogni volta che accendo la televisione, che vedo Fabio Picchi, chef di Firenze, parla sempre delle uova frittellate. Ma perché questo dice frittellate? Perché ovviamente anche questa è una denominazione di origine rinascimentale che evidentemente è stata ereditata nella lingua o nel dialetto fiorentino, certo non nel nostro. Allora guardate, la cucina, vi faccio vedere, diciamo, la cucina, quindi così come era concepita all'epoca, mi piaceva far vedere in modo particolare il tavolo, non so se voi siete stati in un ristorante, come dire, quando si fa l'impiattamento, no? Quindi quando mettere i cibi nei piatti, cosa fai? Lo prelevi, diciamo, dalla pentola, poi hai bisogno di un luogo dove mettere i piatti, o fisicamente per servire in tavola. O addirittura il mattarello, vedete, abbiamo una delle prime prove probabilmente del mattarello con la pasta, quindi nel Rinascimento usa la pasta ma non si vede nei quadri, e quindi abbiamo tutta una serie di prove, come dire, prove provate, e questo è sempre Scappi che ce ne parla. Andiamo ancora avanti, qualcosa di curioso, allora io non vi voglio far vedere le ricette ricche, adesso scendiamo nella povertà, cioè come Alma vi ha fatto vedere il pranzo dei poveri, no? Allora, per esempio, c'è un prosciutto cotto nel vino, poi sfilato, servito con sugo di melanzane e zucchero sopra. Sullo zucchero ci torneremo tra poco. Mi piaceva questo prosciutto cotto nel vino. Oppure, per esempio, le mortadelle ferrate. La mortadella esisteva, come se non esisteva? Guarda, addirittura la mesticanza e soprattutto il crespino in modo particolare è una delle erbe per noi importanti nella minestra di terra, no? quando le donne vanno in campagna, una delle erbe più usate è proprio il crespino, ho detto anche il crespigno. Quindi vedete, nonostante che noi stiamo parlando di ricette che vanno davanti al Papa, eppure il Papa mangiava l'erba di campo, quindi non è solo cucina ricca. Vi faccio vedere, questo è il prosciutto cotto, in modo particolare, il cosiddetto prosciutto cotto nel vino di Cori. Io non so quanti di voi l'hanno mangiato, però vedere un cosciotto di prosciutto semplicemente cotto, sai, di solito noi sappiamo che il prosciutto cotto è un cosciotto che non era buono, l'hanno cotto giusto per rifilarcelo. Invece questo è un cosciotto che veniva nella tradizione pastorale, cotto in un secchio che si chiama ancora, diciamo, nel dialetto dei Monti Lepini si chiama il callaro. È quello crudo, è crudo. Sì, però la coscia di crudo è cucinata. Viene messa con le erbe aromatiche, con il vino, e poi ovviamente viene affettato. È una tradizione che noi non abbiamo e che mi è capitato, per esempio, di ritrovare anche a Trieste. Quindi, come dire, non pensiamo che il prosciutto cotto sia sempre un cibo di seconda scelta. Andiamo ancora avanti, per esempio le torte di pere, le mele ruggini per esempio, oppure adesso vi faccio vedere, facciamo un piccolo, come dire, una piccola grande deviazione. Guardate, noi a un certo punto parla di mele appie, oppure per esempio, e facciamo questo salto curioso, perché adesso entriamo se voi prendete le ricette medievali, inizio Rinascimento, si parla di mele o di pere, quindi non abbiamo altro riferimento. Invece questo signore è un certo Bartolomeo Bimbi, che mi ha affascinato, e sono già diversi anni che ci sto lavorando sopra, questo era il pittore di corte dei Medici. Lui fa, tra le varie trattistiche, bla bla bla, lui è un fissato per la ricchezza vegetale. Infatti, Alma vi ha fatto vedere quell'arazzo tutto pieno di zucca, eccetera eccetera, ma lui diventa, come dire, un interprete scientifico quasi maniacale di quella che io definisco la biodiversità. Cioè, questo è uno che se va a prendere tutte le mele del regno, io dico tutte le mele d'Italia, se le dipinge una a una e ci riporta addirittura il nome. Attenzione, noi abbiamo le mele appie, sarebbe la mela appia. Quando abbiamo iniziato con Alma, diciamo con Pompei. Una dei dipinti che sono stati trovati a Pompei è proprio la mela appia, che è un dipinto che è molto simile alla cosiddetta mela appia. Lui la riprende. Allora guardate, allora si vede la parola la mela ruggine, no? E la mela appia che sta, peccato che la lampada. Comunque vi assicuro che qui c'è scritta mela appia, perché lui cosa fa?
lui le mele, adesso vi farò vedere mele, pere, quello che è, ci mette i numeri, poi addirittura nel cartiglio ci mette proprio il nome. E quindi, certo, il riferimento. È terribile, cioè un fotografo di corte, ma se fosse solo della corte dei Medici, mi sarebbe stato pure bene. In realtà lui dipinge tutte le mele d'Italia. E guardate, addirittura si vede qui, allora, la Dolce di Francia. Aspetta, Dolce di Francia. Della Dolce di Spagna. La limoncella. L'appiolona, eccola qua. L'appiolona. Cioè la parola appia ritorna, sì, la parola appia fa parte di una serie di termini dati a diverse varietà che probabilmente differivano di poco. Allora, guardate. Ma forse perché queste mele si trovavano. Non le ho chiamate proprio così. Appia. Guarda, addirittura vede mele appia ancora, le mele moscarole, cioè il cuoco del Papa comincia non più a dare mele o pere, ma definisce la varietà. E di fa pure, per esempio, le pere bergamotte, cioè che cosa saranno? Ebbene, guardate. Ancora, scappi un attimo, vi faccio vedere il dettaglio. Sì. Allora, scusate, la mela, c'è la moscatella, poi la mela, sì, le mele moscatelle. Gignolona. Sì, poi ancora la mela, ci senti? Ma l'hai divisa anche per mesi. Sì, addirittura per mesi, perché lui ci teneva anche a definire la precocità e quindi guardate, è maniacale quello che fa Bartolomeo Bimbi. Guardate le uve, no? Noi adesso sappiamo che l'Italia è il paese dei vini, ma chi ci dice il nome delle uve? Allora guardate, cominciamo la Malvasia, che si chiamava, io non so se dire Malvagia o Malvagia a quel punto. Allora guardate, lui lo ritroviamo qui, la Malvagia, ed eccola qui al numero 19, sì, il numero 19. Ed eccola qui. Quindi guardate, insomma, è praticamente. Oppure ancora le uve, vediamo un pochetto, vi ho segnato lo Zibibbo. Guardate, eccolo qua lo Zibibbo. Anche se mi sembrava strano che fosse scura. Quindi vedete, allora il Rinascimento, perché mi interessava questo discorso? Per mostrarvi come, al di là dello sfarzo, il periodo in cui si cominciano a dare proprio a identificare le differenze, quindi voglio dire, le nostre campagne erano ricchissime e era un simbolo di ricchezza. Noi oggi andiamo al mercato, compriamo sempre la stessa mela, la stessa pera. In quel periodo invece si tendeva a sottolineare la ricchezza e la diversità di quello che veniva prodotto e compravenduto. E quindi ecco lo sfarzo del Bimbi, che non appare nei quadri del Rinascimento, che mostrano solamente carne, sì, carne da morire. Sì. No? Più confettini e frutta. Sì, o confettini, o eventualmente in questo caso quella frutta che tu hai fatto vedere, ma che aveva poi simboli diversi. Allora, guardate, io è l'unico quadro che sono riuscito a trovare sulla crostata, siamo nel 1652, ma io sono riuscito a scoprire questo quadro perché mi è capitato in occasione del 2015, dell'esposizione universale, ci fu una mostra particolare, ci fu un quadro, questo è un quadro molto più ampio, di cui ovviamente ho l'insieme, e c'era questo particolare bellissimo, della crostata. Bellissimo. Oppure per esempio, quindi vedete la ricchezza. Sì, io non ho visto, non ho notizie di crostate antecedenti al 1652, ovviamente. Andiamo ancora avanti. Oh, questo quadro mi ha portato fortuna. Scusa, Peppe, sì? Non hai notizie di quadri che... Sì, di raffigurazioni antecedenti. Tu sai che di nazionalità è quel pittore? Quello spagnolo. No, portoghese, giustamente, io non faccio la differenza. Allora, questo quadro mi ha portato fortuna perché quando l'abbiamo mostrato, mi ha fatto la tua morta, alla bocca. Se voi ci fate caso ci sono i confetti. Okay. Questo quadro, quasi per gioco, lo mandai a un amico che ha una fabbrica di confetti, il quale dopo 48 ore saltò sulla sedia, ma questo quadro dove l'hai trovato? Perché lui, che ha una fabbrica di confetti da 100 anni, aveva incaricato il suo architetto di trovargli dei quadri e non ha trovato niente. No. Giuro. Allora, perché vi faccio vedere questo quadro? Perché il Rinascimento apre un sipario terribile sullo zucchero.
tutte le ricette, io vi portavo le ricette, sono tutte con lo zucchero, ma perché? Noi sappiamo che lo zucchero veniva dall'Oriente, bla bla bla, ma c'è un capitolo che diciamo nessuno sa, tra il 1300 e il 1600 lo zucchero viene prodotto in Sicilia. E in modo particolare la canna da zucchero era stata portata dagli arabi, i quali ne avevano, l'avevano, come dire, piantato ovunque, anche in alcune regioni della Calabria. E allora guardate, non so quanti di voi abbiano mai visto questa immagine, ma tutte le immagini dello zucchero hanno sempre questa forma a cono. Tanto è vero che se voi ci fate caso, si vede un, diciamo, un cono rovesciato e diciamo una sorta di vaso. Questo vaso che recepisce, voi dico cosa, si chiama Cantarello. Tanto è vero, io ricordavo poi l'autore del mio libro dell'università, si chiamava Cantarelli, guarda caso, perché è un vaso. Fateci caso, a Rio de Janeiro c'è quella specie di montagna, il Redentore, si chiama il pan di zucchero. Perché si chiama pan di zucchero? Perché ricorda molto queste forme di zucchero che venivano compravendute in quel periodo. Allora che cosa si faceva? Adesso vi faccio vedere questa, questa immagine, è l'unica che abbiamo, stiamo intorno al 1600, ma non è zucchero d'America, questo è zucchero siciliano. Praticamente c'è stato questo autore che ha fatto questa stampa. Allora cosa ha fatto? La canna da zucchero veniva semplicemente schiacciata e veniva tirato fuori questo succo. Poi la canna, il residuo veniva usato come concime e il succo veniva messo a cuocere. E venivano fatte tre cotte. Quando è fatto la terza cotta, questo succo si metteva in questi vasi. Sì. Oh. E in questi vasi, come dire, c'era il cono superiore che ospitava questa specie di sugo molto concentrato, però c'aveva il buchino sotto. Il buchino serviva per far colare la melassa, perché la melassa non è altro che una soluzione di acqua e zucchero che non potete concentrare più, quindi va data agli animali. E una volta che questo sugo, questo pane si è asciugato, si è cristallizzato uno zucchero bianco. Attenzione che sul significato antropologico del bianco ve lo risparmio, perché il bianco diventa poi simbolo per i medici, lo zucchero veniva compravenduto negli speziali, in farmacia, non era un cibo per tutti, e quindi essendo un farmaco viene usato per i confetti, e quindi il discorso è che a tavola diciamo i confetti avevano anche questa funzione di dire la purezza, sì. Come dire, cotto tre volte, voglio dire, ho estratto, sì, sì, il cuore da questa pianta. Quindi questa è una dell'unica prova che abbiamo della produzione dello zucchero in Italia. E questo per esempio è un impianto americano. Tenete conto che la Sicilia perde la sua titolarità, se vogliamo, nel tardo 600, perché arriva la canna da zucchero da Cuba a prezzi stracciati, per cui la Sicilia perde questo primato. E questo è perché è una cosa, ma come mai la Sicilia, dove fa un caldo terribile, dove la gente, insomma, forse potremmo dire povera, ma non lo dico in modo molto poco espressivo, come mai è la regione d'Italia che ha più dolci ricchi di zucchero? Perché si trovava secoli di prove, guardate, ci sono, c'è tanta di quell'archeologia, ve ne è portata solamente una, guardate, eccoli qua questi vasi, sono stati ritrovati. E questo addirittura è un torchio, però non è italiano, è egiziano, ma i siciliani tramite gli arabi avevano imparato la tecnica dell'estrazione dello zucchero chiaramente tramite gli arabi. Quindi questa è un po' e quindi questa storia dello zucchero che entra in tutti i piatti come dominante. E faccio una breve digressione. Noi abbiamo avuto un certo signor notariano, un signor di Lenola, che era, insomma, in epoca borbonica, era uno che si occupava di indagini, controlli sull'agricoltura in terra di lavoro. E questo signore, me ne sono occupato, che c'è stata la conferenza su Giano, la Mattei, quando c'è Paolo, è venuto. Questo signore fa un'opera, no? E fra le varie cose, lui racconta di quali erano le mele che si coltivavano, siamo nel 1815, quindi mele che si coltivavano dove? Fondi, Gaeta e Mola. Io ricordo che Gianola, come San Pietro, era Mola di Gaeta. Allora, che cosa sappiamo? Quindi lui ci dà tutta una serie di varietà. Il cannellino, il limo di Spagna, il limone a peretto,
abbiamo, cioè, ci dà proprio le denominazioni, vedete, stiamo nel 1800, ma questa peretta, questo limone a peretto, sapete chi ne aveva parlato prima? Ne aveva parlato per Bartolomeo Scappi, il quale, guardate, aveva parlato del perettone di Gaeta. Quindi nel mio, io vi ho fatto questo collage, il numero 15, vedete? Sì, questo sì. Grosso limone, chiamiamo, che era coltivato probabilmente lungo tutto questo territorio cioè, questa fascia agumata, certo, che toccava l'ambiva anche Giannola, e che ovviamente ho inserito nel testo che nella monografia uscirà sul Fornia all'epoca del Vittorio Mattei, per dimostrare come questa tradizione, questa biodiversità regalataci da Bartolomeo Bimbi è arrivata fino a noi, cioè noi abbiamo la memoria delle varietà che si coltivavano a Fornia. Ok, e grazie. Thank you.